bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Galaxy 2. Allora, riprendiamo dove ci eravamo lasciati l'altra volta. Intanto ho depositato le astroschegge e ci è arrivata tra l'altro pasta da Peach. Per fortuna ci ha dato 5 one-up, direi che ci serviranno tutte calcolando quanto faccio schifo ultimamente. Perciò, allora, procediamo e c'è da fare o la galassia spiaggia stellata oppure la galassia Categnamontaggio. Io non lo so perché, ma già che c'è il fatto del Categnaccio non è che mi ispiri troppo. Io direi più di farci quella col Categnaccio, almeno ce la leviamo di mezzo. Ok, benissimo, perfetto, meno non ci pensiamo più. Dai, guardate quanto è bello, ma che quanto è insopportabile un Categnaccio. Fabbrica di Categnacci d'oro. Allora, pure i Categnacci d'oro stavolta. Ottimo, perfetto. Categnamontaggio. È venuto libero. Stavo per dire non lo dirò mai, giusto? Invece Categnamontaggio. Ok, benissimo, mi sta venendo bene. Oggi a quanto pare la dislessia portami via non c'è. Benissimo. Stroschegge, come ho detto, l'ho completato. No, c'è Luigi. Facciamoci il livello con Luigi obbligatoriamente. Eccoci tornati qua con il nostro Luigi. Grande lui. Allora, facciamo le cose. Questo ci si parla? Forse? Sì, ok. Stavo per rollarli accanto. È andata bene. Se hai tempo di parlare, hai anche tempo di far avanzare i Categnacci. In che senso? Ah, ok, quindi bisogna prenderci un attimo la mano. Con lui ci si dovrebbe parlare altrettanto. Lei, lui, non lo so. Chissà se riesce a far rotolare quei Categnacci fin qui. Ma non è che mi ispiri troppo la cosa. Con te ci si parla, scusate, fatemi togliere un attimo di mezzo questi prima, perché mi sento, non mi sento sicuro. No, ho detto ora, non mi sento sicuro. Dovrò anche saltargli in testa, tra l'altro, a questo per riprendere la moneta. E quindi il... Cosa succede facendo così? Niente, mi sembra. Il punto di energia perso, comunque, per finire il discorso di prima. Tu cosa mi dici? Mi occupo di tenere sgombra la zona intorno a questo buco. Ma quindi ci si può volare di sotto? No? Bene. L'importante è questo. Io ho provato, ovviamente, perché le soddisfazioni devo averle di volare in un buco nero. Vi ricordo l'inizio della serie. Se ve lo siete perso, ritornate a vederlo, perché... Garantia... Ah! No, 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 no. Dove stiamo andando esattamente? Ma... Ci capisco nulla in questo posto. Qui le piattaforme vanno e vengono come niente. Perciò noi non possiamo neanche passare di là. Quindi, allora, fammi capire. Se io faccio tipo un salto alto così, quasi. Allora, aspettate un po'. Ok, se continuo a saltare così è tutto a posto, bene. Quindi se faccio così mi faccio buttare di sotto da un Categnaccio. Però l'idea è quella, per arrivarci l'idea è quella. Devo solo sprendere il tempo con i Categnacci. Perché prendere mi faceva schifo, no? Molto meglio sprendere il tempo. No! Che è andata bene. E anche tu, e basta qui con tutte queste sputacchiate. Maledizione. Ma forse con Luigi. E infatti ci posso. Grandi, ok? Senza fare virtuosismi vari. Lui mi dovrebbe far passare i Categnacci in modo da mandargli di sotto, come dicevano prima i nostri amici. Io passo di qua perché sinceramente non me la sento al momento di ripassare da altre parti. Dovrebbero finire fin qui in teoria i Categnacci, no? Ah no! Quindi come funziona stavolta? Dovrei fare una cosa del genere quindi io? Tecnicamente tipo così? E ci va? Yes! Ah! Si va proprio via di qui, cioè la grande. Quindi quella... la medaglia cometa devo prenderla da qui. Ah, ce la farò mai neanche per sbaglio. Dai! No! Sono buttato di sotto. Ok, devo fare il salto all'indietro e farlo corretto. Non lo farò mai. Maledizione! Non l'ho presa! Perché non l'ho presa? Da! La profondità mi ha fregato. No, no, ma Luigi, Luigi, Luigi. Grande, grande Luigi. Ok, vedevo piuttosto male. Tecnicamente potrei effettivamente fare anche una cosa del genere. Però la vedo male. Vai Luigi, grande così, così si fa. Ok, perfetto. E medaglia cometa presa. Ovviamente stavo per chiamarla in un altro modo, ma non dirò quell'altro modo. Che sono soddisfazioni così. E qui basta far passare loro e poi possiamo andare via. Tecnicamente l'ho visto che laggiù c'è un fungo one up, ma al momento non ho proprio voglia di andare laggiù a prendere il fungo one up, ma preferisco andarmene via di qui il prima possibile, visto che abbiamo preso anche la medaglia cometa in questo modo.
Cioè, sono riuscito quasi a non prendere tutte le astroschegge che c'erano, eh. Bravo Ale, genio proprio. Comunque, checkpoint, grandi, medaglia cometa presa, l'importante era questo. Ma che sta facendo? Ah, loro... Grandissimo! Ma qui abbiamo astroschegge infinite, fatemi capire. C'è una cosa... questo è un mezzo inghippo, diciamo così, per avere astroschegge infinite. Non è che mi piaccia troppo. Non me l'aspettavo. Da Nintendo una cosa del genere! No! Luigi, alzati! Luigi! Grande. Ok, benissimo. Siamo infilati qua giù sotto. Bene, ottimo. Quindi, tanto so già che... è andata male, coin. Mi pareva che non andasse a finire male, un Goomba. Bene. E qui... dai che c'è la one up! Dai che è una one up, mi serve! Dove sei? E ti pareva te monete. Vabbè, sempre meglio di niente. Se non altro, almeno togliamo... non lo so, non so, almeno cosa. Non c'è un almeno, abbiamo fatto schifo. È andata abbastanza male. Poteva andare obiettivamente peggio. Potevano essere tre vuoti. Non sono stati tre vuoti, quindi bene così. Qui torniamocene via. Subito, istantaneamente. Ho tanto l'idea che ci sia una galassia nascosta qui da qualche parte. Fortunatamente non lo è. Ah, qui mi dice... ah, ma qui quindi si cambia questi non saltando come succede in Super Mario 3D World, ma semplicemente, diciamo, scuotendo il Wiimote. Ok? Io l'ho volato di sotto perché non si sa mai, soddisfazioni sono anche queste. Fatemi capire un attimo come si può fare a prendere 1, 2, 3. Mamma mia, il salto di Luigi è qualcosa di impressionante, è veramente... cioè, Luigi fa dei salti assurdi, è anche il suo mestiere, effettivamente, fare quei salti lì, quindi è anche giusto. Però i salti di Luigi restano comunque una cosa abbastanza assurda, da vedere anche, rispetto a quelli di Mario, intendiamoci. Quindi, io devo stare qui, ok, poi qui, veloci anche, questo lo facciamo passare di là, dovrebbe andare giù, yes, grandi, sbloccato tutto. Bene, ora però c'è un problema. Io devo vedere, e devo per forza vederlo a costo di morirci, se qui sopra ci si può andare. Perché... quasi. Perché volevo vedere se c'era verso andare fin lassù. Lassù sopra, proprio dove passano i catenaci. Sembra non ci sia niente, lassù. Non sono riuscito a salirci, ma sembra non ci sia niente. Vediamo, io spero che non ci sia proprio niente, perché... sembra che non ti faccia salire lassù in cima, perciò proviamo un attimo ad andare avanti. Magari gli farò la galassia, non so, qualcosa del genere. Qui intanto che c'è da fare esattamente? Proviamo un po'. Ok, 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 un corno, manca poco, volavo nella lava. Benissimo, l'importante è essere sopravvissuti fin qui. Ora, quindi, qui, come, fatemi capire, questo cosa fa? E come dovrei fare io a prendere... forse mettendoci la pallina? Aspettate, che qui va provata, va testata la situazione. No, la pallina non ci si mette. Quindi ci salto così. Yes. Va bene, forse ci devo far passare un catenaccio o qualcosa del genere prima o poi qui. Ho questa impressione, che questo sia tutto un percorso per i... ah, no! Per i catenacci! Aspettate una... come... ma ci si passa? Cioè, tecnicamente io rimango... rimango in bilico! Sì? Non chiedetemi come la scivolata di Luigi! La scivolata di Luigi! Manca poco a finire la lava o qualunque cosa sia questa cosa. Sembra lava, occhio. Devo stare un po' più attento, Ale, perché altrimenti qui si rischia veramente tanto. E rischiare così per niente... tu dovresti scendere. Perché non sei ancora caduto? Ok, perfetto, ora lo ha fatto. Benissimo, così. Era rimasto vivo e non andava bene. Noi ce ne freghiamo di queste qui. In teoria dovrebbero essere poi presi a calci dai catenacci. Quindi nessun problema. Prendiamo tutte quelle astroschegge e anche queste, già che ci siamo. Dopodiché ci sarà qui da capire come fare a far passare i catenacci senza farci... prendere, perché mi vedo un pelino male a stare qui, ma giusto un pelino, anche perché dovrò correre abbastanza velocemente, via. No, non importa correre troppo velocemente, ma va bene. Ora sì, dimmi che il catenaccio lo toglie. No, maledizione, è perché mi sono perso tempo con questi, dai che ce la faccio. Mamma mia quanto ho rischiato. Ok, lui mi dovrebbe fare
la salita tranquillamente. E dovrebbe arrivare qui, ma io dovrei fare... Aspettate un attimo. Tipo questo! Grandissimo Ale, ok. Una volta ogni tanto le fai giuste. Dopodiché che succede? Ah, va lui lì dentro. Grandi, grandissimi. E la superstella c'è qui. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, incredibile. Ok, è una galassia puzzle questa più che altro. È una galassia un po' diversa dalle solite che eravamo abituati a fare. Credo che così non le avessimo ancora trovate, presumo. Almeno non ricordo di aver giocato una galassia di questo tipo per ora in questo gioco. Magari ditemelo voi nei commenti se mi sto sbagliando, perché è probabile, perché ne abbiamo fatte parecchie ora, quindi me ne posso essere dimenticata. Comunque, superstella guadagnata nella fabbrica di Catenacci d'Oro. Grande Luigi, mitico. Hai ottenuto una medaglia cometa, grande, è apparso un fantasma. Galassia Catenia Montaggio. Ok, astroschegge. Cioè riesco a dire Catenia Montaggio senza problemi e non riesco a dire astroschegge. Bene Ale, grande. Ha tenuto monete, benissimo, abbiamo superato le 1000. Dopodiché vediamo un po' se ci sblocca. Sì, a parte i percorsi, vediamo un po' se ci sblocca qualche altra cosa. Altrimenti potremmo fare anche la galassia di sopra. C'è una lettera per te. Bene, richiesta di aiuto. Se ti occupi di lavori attivari nello spazio o qualcosa che fa nel caso tuo, raggiungimi al più presto nella galassia Bocce di Rocce. Tutto fare. Questo non ci avevo mai scritto la prima volta, che perché è la prima volta che li vedevamo. Quindi la galassia Bocce di Rocce potremmo anche andare a vedere effettivamente prima di fare l'altra galassia. Sì Luigi, lo so, ormai l'ho già letto parecchie volte sto messaggio, quindi lo so. Andiamo un po' a vedere quella galassia, dai. No, prima ci facciamo questa, perché come supponevo c'è una stella nascosta, come supponevo, e quindi andrà trovata. E io non ho la più pallida idea. Ah no, ce la fa fare così. Bene, non lo imparerò mai. Catenacci da molla, grandi. Catenacci da molla, sempre peggio. Non bastava quelli normali col paletto di legno che li tenevano fermi. No, anche quelli da molla. Oh mio Dio. Allora, tra l'altro, quello lì chi era esattamente? Quella cosa che ci ha mostrato lui prima. Che cos'era? Questo? È un potenziamento, ma un potenziamento di che tipo? Sei Mario Molla, premi A per saltare al momento giusto. Tipo così? Ah, wow! Alla faccia dei salti! Mamma mia che cattiveria! Ok, proviamo a saltare tipo così? Grandi, ce l'abbiamo fatta. Mi verrebbe quasi da andare a provare a prendere quella one up. So che questo ci costerà una one up, ma voglio provare! Ale! Lo sapevo io che ci costava la one up. Io lo sapevo. Comunque possiamo andarcene. Tanto ci sarà, spero, un potenziamento anche di qua. Spero e suppongo. Bellissimo il Mario Molla, non l'avevo ancora visto. Grazie comunque anche per avermi risposto allo scorso episodio dei potenziamenti. E grazie per non avermi spoilerato niente. Veramente veramente molto gentile. Grazie di cuore. E okay. Non volevo, scusami. No, volevo solo. Dove diavolo? No, sì, vabbè, dai. Ci arriveremo mai a fare una cosa del genere. Ok, c'è abbastanza spazio qui effettivamente per saltare oltre i Catenacci. Forse, sì, ok, andata bene. Poi così. E poi devo arrivarci il più vicino possibile e provare a saltare. Risalta Mario. Grandissimi, arrivati fino in cima. Qui è quasi peggio di prima. No, si comanda malissimo sto Mario Molla. Questa non ce la farò mai a tenerla. Catenaccio, esci. Bravo, così. Ok. Stavo per passare oltre la superstella. Alla cosa lì, come si chiama? Al passaggio. O come diamine si chiama? Non ho preso tutte le astroschegge, ma va bene lo stesso. Mamma mia, Ale il checkpoint. Ale il checkpoint. Ale il checkpoint. Ok, sento più tranquillo, posso smettere di dirlo. Benissimo. No, perché visto che è cosa di tutti i giorni ormai che io mi scordo di prendere roba, tipo nell'ultimo video, se avete visto come ho non preso la fine del livello, la bandiera, cioè la superstella in cima alla bandiera, è stato abbastanza imbarazzante, però è andata così. Sì, l'ho vista là che c'è una one up, ma qui si perdono le one up più che guadagnarle. Aspetta un po', vai Mario, così, e poi risalta. Dai che ce la facciamo, grandi. Dopodiché, no, volevo prendere, no, le volevo prendere da quassù, maledizione. Le volevo prendere da quassù le varie monete. Ah, e ho provato ragazzi, ho detto ci si potrà arrivare anche dall'alto, invece niente. Pace, è andata male, è andata così però. Altra galassia molto carina, molto particolare. Questa qui mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto. Tra l'altro un altro potenziamento assurdo, perché questo non l'avevo mai visto in nessun Mario, mi sa io. Questa è la prima volta che lo vedo, almeno non dei Mario che ho giocato. Perché a me per esempio mi manca Sunshine, che io non l'ho mai giocato. Quindi
potrebbe essere stato lì e non saperlo io effettivamente. Hai ottenuto delle monete, altri Mario non mi vengono in mente. Quindi non saprei. Fatemelo sapere voi, magari se è la prima volta che lo vediamo oppure no, nei commenti. Vi leggerò molto molto volentieri. Aspetta un attimo, un attimino. E questa cosa sarebbe una molla? E come si usa? Se la tocchi fa boing boing? Sì, effettivamente sì. Ok, dati di gioco salvati. A questo punto mi sa che abbiamo davvero... No, mancano altri due potenziamenti, perciò. Lì vedo ci sono delle postazioni libere per altri due teche. Quindi vedremo. E direi che ci possiamo salutare qui con questo video di Super Mario Galaxy 2. Spero vi sia piaciuto il video. Magari se vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando, e commentate, mi fa sempre piacere leggervi. E vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al mio canale Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, e sempre se vi va di aggiungermi agli amici di Steam e del PlayStation Network. Trovate comunque tutti gli ID del caso e tutti i link del caso in descrizione di questo Mario sta fermo e di tutti gli altri video del canale. Non mi dà neanche retta, fa quello che vuole lui, maledetto. Alla prossima, ciao.